E lì sulla curva la macchina si è messa in movimento, ma si accendono le luci, richiamata la partenza, e quindi tutto da rifare. Sì. Penso faccia tutto il giro. Sentito Gennericcio, non so quali siano le sue intenzioni, quindi è un po' un rischio, però di categoria sì, UBK, anche se non è una cavalla che dà sempre la sua linea, è una cavalla abbastanza giornaliera. Oggi l'ho vista scambiare bene, A me non dispiace neanche Ultrasuono Gall. L'altro giorno ha vinto bene, è sacrificato dal numero, eh. numero è tremendo, lui dovrà per forza fare partenza quantomeno per trovare la corda, non è un leone, quindi se spende tanto più, se dovesse spendere troppo in partenza, poi rischia di non trovarselo, di non ritrovarsi il parziale finale. Mi ha detto Gaetano che è importante trovare la corda, o quantomeno una posizione se non riuscirà a trovare la corda, però secondo me in corda ci va, magari non nelle prime posizioni. Mentre la corsa ho visto che è chiusa, quindi adesso vedremo anche le quote definitive per valutare un po', cioè c'è poco da valutare, le quote sono quelle, ormai non si può fare, non possono essere cambiate, Fai tutto però da solo. quest'ora ci sta, guarda, poi c'è il sole ancora qui a Roma, diciamolo, è stata una giornata calda anche questa, non c'avevo il cappellino, quindi si arriva sì, nonostante il segreto da oggi, perché dalla prossima sì, ci sarà anche il sole, ma sarà un sole. Tramonta presto. Eh sì, tramonterà tutto un po' Senti, prima. bella la sgambatura anche di Ulisse Marc. No, per dire quanto è aperta la Sì. corsa. Secondo me è in partita anche lui come Ladipaldo allo speed. È bella, è una bella corsa, secondo me. Ulisse ci sta di categoria, però anche lui è un cavallo che spesso la butta via. Non, i mezzi ce li ha senza dubbio, anche perché l'ultima correva contro altri cavalli. Bella corsa, Vai, la andiamo a forse ci vedere. siamo. Buona serata, Emanuele. Grazie. Ricordiamo che mercoledì prossimo ci sarà la giornata. Sì, ci sarà la giornata gente mercoledì prossimo, ricordiamo. Un saluto a tutti. Ciao Emanuele e un saluto anche a Pierfrancesco Mauro e a Mario Berardelli. Ultima corsa del convegno premio Getmalswood, 4 anni a confronto sul miglio, sono in 10 al via e ha chiuso favorita a 2,22 Berhalle Stor, la macchina che entra ora nella retta opposta alle tribune. Prende velocità ed è ormai prossima a staccare. Problemi per Upupa Scocco che resta arretrata allo stacco con Uber Alles Thor che si avvantaggia insieme a Ultrasuono Ral, poi Ubi e K. Ultrasuono passa su Uber Alles, poi Ubi e K. Alla seconda fila è veloce Ladipaldo che filtra all'interno di Hooligan DVS. Intanto Ultrasuono completa i primi 200 metri in 13 e 8. Lo segue Uber Alles, poi Ubi e K. Hooligan al largo in corda è invece Ladipaldo, poi all'esterno in seconda pariglia anche Ulisse Marc. Il passaggio ai primi 400 metri in 29 e mezzo. Sposta Uber Alles e va a ottenere strada da Ultrasuono Ral che l'aveva sfilata nella fase iniziale. Risale Hooligan all'esterno. Intanto i 600 iniziali di Uber Alles in 45,6 in bocca della penultima curva. Uber Alles davanti a Ultrasuono al largo Hooligan, seguito da Ulisse Marc e poi da Ugo Peri in corda in terza posizione. È sempre Ubi e K davanti a Ladipaldo, e intanto gli 800 che vanno via in 1-1 e mezzo sulla retta opposta alle tribune. Uber Alles al comando, Hooligan che incalza, poi Ultrasuono con allargo Ulisse Marc, ancora Ubi e K e Ugo per Ladipaldo e Urania US. Il primo chilometro in 1:16 per Uber Alles Thor sotto l'attacco di Hooligan DVS, in corda sempre Ultrasuono con allargo Ulisse Marc.
Uberalles reagisce ai tentativi di Hooligan a 400 dal palo, 1200 in 1.30 e mezzo, si affaccia in terza Ulisse di dentro la rottura di ultrasuono, può così accodarsi e rifiatare Hooligan DVS, Uberalles in fuga su Hooligan DVS, Ulisse Mark che si lancia all'inseguimento della battistrada, poi anche Ugo Perk, Ulisse Mark all'attacco di Uberalles Toro, Ulisse Mark che sta passando, prova a intervenire Ugo Perk. Ulisse Mark, Ugo Per che attacca di dentro anche Ubi e K, Ulisse Mark con allargo Ugo Per vicinissimi sul palo i due, molto vicini anche Ubi e K, è un latifaldo per il terzo posto, è arrivo veramente stretto fra Ulisse Mark e Ugo Per.